storia. Giugno. La Germania saluta il Duce d'Italia che si reca a Monaco per incontrarsi col Führer. Il treno presidenziale sosta alla stazione di Innsbruck. Il Duce, accompagnato dal ministro Ciano che indossa la divisa di maggiore dell'aeronautica, passa rapidamente in rassegna le formazioni del partito e delle forze armate schierate per rendere gli onori. Il saluto della folla si fa più appassionato quando il treno riparte. Manifestazioni all'indirizzo del Duce. Kufstein è velocemente oltrepassata. Rosenheim. Il servizio d'ordine è quasi impotente a frenare l'entusiastico impeto della folla. Presidenziale incrocia un treno viaggiatori che acclamano al Duce. Monaco. Sono le 15 precise. Ecco il Führer che rivolge il primo saluto al Duce. Il cordiale incontro dei due condottieri ai quali guarda il mondo intero. Monaco è nelle vie. Le accoglienze sono deliranti. La folla sa di essere testimone di uno dei più grandi eventi della storia. Dal palazzo del principe Carlo, riservato dal governo germanico come dimora dell'ospite, il Duce, accompagnato dal ministro von Ribbentrop, si reca alla Führerhaus. Führer va incontro al Duce. Alla fine dello storico colloquio, durato 3 ore, nello studio personale del Führer, mentre i due condottieri preparano i nuovi e migliori destini della giovane Europa, soldati italiani e tedeschi rinnovano la più schietta fraternità d'armi.